ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del secondo capitolo di Absence, ovvero L'altro volto del cielo. Questo romanzo di Chiara Panzuti verrà pubblicato il 10 di maggio da Fazzi Editore nella collana Leia. Il prezzo di copertina sarà di 15 euro. Per chi non conoscesse questo fantasy tutto italiano, vi rimando alla precedente recensione che trovate linkata nelle schede qua sotto in descrizione, dove vi parlo appunto del primo romanzo, Il gioco dei quattro. Ma torniamo ora al seguito: è passato ben un anno dall'uscita del primo libro e devo dire che pensavo di ricordarmi più cose. Quando ho iniziato la lettura mi sono trovata un po' spiazzata. Questa volta le coordinate fornite dall'Uomo Nero porteranno i nostri quattro protagonisti all'estremo est. Il Siero dell'Invisibilità incomincia ad avere effetti diversi a seconda dei ragazzi che si trovano molto provati dal viaggio e dai sintomi che portano ad esempio all'affaticamento, autolesionismo e così via. Completare quindi le varie missioni e aggiudicarsi i premi diventa quindi sempre più necessario perché in palio c'è appunto l'antidoto. L'unica persona che sembra reagire in maniera, diciamo, positiva agli effetti del siero è Fate. Questo la porterà davanti a una scelta molto complicata, ma non voglio spoilerarvi altro, voglio lasciarvi con queste premesse. Allora, devo dire che iniziato il libro sono rimasta subito spiazzata in maniera molto positiva, perché se vi ricordate all'inizio del primo libro c'erano quattro capitoli raccontati da quattro punti di vista differenti, ovvero i nostri quattro protagonisti. Mi aspettavo un po' la stessa cosa all'inizio di questo secondo libro, in realtà ci sono sì quattro punti di vista, ma non sono di Fate, Christabel, Scott e Jared. Quindi questa cosa mi ha sorpreso molto in positivo perché mi ha permesso di conoscere un tantino meglio, diciamo, comunque vedere la storia da un punto di vista totalmente differente. Pensavo che la storia andasse poi a concentrarsi su questa strada qua. Purtroppo così non è stato e ho trovato la prima metà del libro un tantino noiosa. Più che altro mi sembrava di aver già letto questi avvenimenti. Probabilmente molto simile per dinamiche e ambientazione al primo libro. E quindi ho avuto questa sensazione di aver già letto qualcosa di simile. Inoltre, la prima metà è ricca di azione, i nostri quattro protagonisti si ritrovano a dover viaggiare e affrontare, come vi dicevo, diverse sfide. Saranno poi messi alla prova anche dalle altre squadre in gioco, quindi c'è tanto movimento, tanta azione che per me personalmente era troppa. Mi perdevo nelle dinamiche, non riuscivo a capire bene cosa stesse succedendo e quindi mi sono annoiata anche per questo motivo. Dalla metà in poi, invece, mi è sembrato di leggere quasi un libro differente perché la storia, secondo me, assume dei toni ancora più cupi rispetto al precedente capitolo. Infatti, questa serie fantasy è abbastanza oscura, secondo me. Assomiglia un po' ad Hunger Games, ha un po' quel vibe, perché comunque i ragazzi coinvolti sono giovanissimi e sono messi di fronte a delle problematiche serie, difficili, questione di vita e di morte. E poi il siero che ha reso questi ragazzi invisibili incomincia a far emergere tanti sintomi diversi, molto preoccupanti, che portano non proprio alla pazzia, però mettono molto a dura prova i ragazzi che a un certo punto perderanno anche il controllo. Tirerà fuori rabbia, violenza, tristezza, disperazione, insomma, tante emozioni veramente forti, però spesso negative. E quindi, secondo me, la storia ha dei toni veramente molto cupi. Una cosa che personalmente apprezzo perché mi piace poter indagare a fondo nei personaggi, anche nella parte, diciamo, più marcia. Per quanto riguarda invece le ambientazioni, ho avuto la stessa impressione del precedente libro, ovvero che ci si sposta in giro per il mondo, si visita tanti posti differenti, ma le descrizioni non sono mai tanto accurate. Probabilmente perché spesso l'azione si svolge in un posto chiuso, come ad esempio l'aeroporto, l'hotel, il parco, quindi non c'è modo di descrivere appieno l'ambiente, i costumi, le culture del paese in cui si è in quel momento e probabilmente non è nemmeno necessario ai fini della storia stessa. Però essendo un romanzo che è ambientato in tanti punti differenti del mondo, qualcosa in più probabilmente in questo secondo libro me lo sarei aspettato. I personaggi della storia sono sempre loro: Fate, Jared, Christabel e Scott. E in questo secondo libro si approfondisce tantissimo il personaggio di Fate, si entra molto nel profondo per quanto riguarda lei, che è poi la voce narrante della storia, ed è una cosa che ho apprezzato proprio per questa indagine e profondità, ma che non ho apprezzato per come è fatta lei, nel senso, non mi piace il tipo di persona, non mi piace il modo in cui ragiona,
fra tutte le scelte, le decisioni che prende in questo libro, penso che le canna tutte. Non c'è stato un solo momento in cui io fossi d'accordo con le decisioni prese da Faith, dal suo comportamento, insomma, mi ha irritato tantissimo questa cosa. E purtroppo gli altri personaggi sono quasi, non dico dimenticati, ma sono molto molto messi da parte. Ed è una cosa che mi è dispiaciuta perché, date le premesse del primo romanzo, mi sarei aspettata una maggiore indagine anche sugli altri protagonisti della storia, perché appunto sono anche loro coinvolti in questo gioco e nel primo libro avevamo un capitolo dedicato ad ognuno. Mi aspettavo quindi che fossero messi sullo stesso piano di Faith, cosa che invece non è successa e mi è dispiaciuta tantissimo, soprattutto per Scott, che è il personaggio che mi aveva un po' incuriosita di più nel primo romanzo. Come dicevo poco fa, la prima parte del libro non mi è piaciuta granché, mi ha annoiata, non avevo tanta voglia di continuare, ma per fortuna l'ho fatto perché l'ultimo 30-40% del libro mi ha intrigata tantissimo, l'ho letto d'un fiato perché la storia prende una piega secondo me inaspettata. Non me l'aspettavo minimamente, quindi è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché ha risollevato un po' il romanzo a parer mio. In generale, la storia, il motivo per cui questi ragazzi sono stati resi invisibili, il gioco, le prove, l'antidoto, assume un significato tutto nuovo, tra virgolette, e da una parte mi è piaciuto, mi ha incuriosito, dall'altra non sono convinta di tutto. Ci sono dei frangenti in cui dimentico che i protagonisti hanno attorno ai 17 anni, insomma sono adolescenti, perché il modo in cui si comportano secondo me non rispecchia l'età che hanno. Spesso ho trovato delle situazioni, dei comportamenti veramente molto inverosimili che mi hanno fatto un po' sorridere, però non è una cosa che ha inciso per me sulla lettura del romanzo, ecco. Alla fine quello che mi ha portato avanti nella lettura è stato il voler scoprire qualcosa di più su questo siero, su chi c'è dietro, perché ha voluto rendere invisibili dei ragazzi, formare delle squadre, insomma il perché di tutto, e sono stata in parte ricompensata, diciamo. Una cosa che avevo apprezzato molto del primo romanzo erano le tematiche profonde sull'esistenza, il ricordo, l'essere visibili agli altri. In questo secondo libro, secondo me, quella poesia, quella magia, tra virgolette, si è persa. Non so se perché è passato del tempo e ho perso un po' quel filo, o semplicemente perché non è riuscito a convincermi del tutto questo romanzo. Ci sono dei momenti di profondità e riflessione che ho apprezzato, ma che ho trovato un tantino scontati rispetto al primo romanzo, che invece mi aveva colpita in positivo. Su questo secondo libro di Absence ho quindi pareri molto contrastanti, perché ci sono tante cose che secondo me hanno funzionato poco, che non mi sono piaciute più di tanto, sono rimasta delusa dai personaggi perché mi sarebbe piaciuto approfondire di più anche altri personaggi, non soltanto Faith, però dall'altra parte, verso la fine, sono rimasta spiazzata, è riuscito a coinvolgermi tanto, a tenermi aggrappata alle pagine. E il risvolto che sta prendendo la storia potrebbe funzionare, potrebbe essere qualcosa di veramente interessante. Quindi in conclusione questo seguito mi ha convinta un po' meno rispetto al precedente, anche se verso la fine ho apprezzato molto le dinamiche, quello che in generale succede. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, se lo avete già letto, quali sono le vostre impressioni a riguardo, o se invece siete incuriositi e non vedete l'ora di recuperarlo o meno, che sensazioni vi aveva lasciato insomma il primo romanzo. Io vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e uscite del canale e del blog Cheebies The Way, trovate il link al canale Telegram sempre qua sotto in descrizione. Vi mando aggiornamenti, audio, foto, insomma vi tengo sempre aggiornati su tutto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!